Buongiorno a tutti. Iniziamo la seduta. Mi scuso per il ritardo, ho appena avuto un tamponamento, non era nei miei desideri, però ce l'ho avuto, quindi ho dovuto. Hanno finito di distruggere una macchina che già avevano distrutto i miei figli. Bene. Allora, a parte questo, torniamo seri, apriamo la seduta e lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi ha l'avviso. Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stellitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Ci sono tre assenti giustificati. Perfetto, allora possiamo aprire la seduta perché siamo 19 presenti, 5 assenti di cui 3 sono giustificati, sono Lazzari, Gugliotta e Gunnella. E prima di aprire la seduta io vorrei intanto procedere alla nomina dei 3 scrutatori che oggi serviranno, visto che c'è l'elezione del vicepresidente. E i 3 scrutatori saranno il consigliere Principato, il consigliere Rinaldi e il consigliere Toti. Allora, apriamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione numero 12, che è a firma della consigliera Cerquoni, avente ad oggetto il commercio ambulante in via Tuscolana. Abbiamo qui l'assessore che risponderà all'interrogazione. Io vorrei ricordare a tutti la procedura per l'interrogazione. C'è la presentazione dell'interrogazione, poi l'assessore risponde, ha un tempo di 10 minuti per rispondere e poi ci sono una replica, 3 minuti della persona che ha interrogato per dire se è soddisfatto o meno, oppure insomma senza cercare di ribattere, di riaprire il dibattito, perché non è un dibattito. Detto questo, lascio la parola alla consigliera Cerquoni per l'illustrazione. Buongiorno Presidente, buongiorno Direttore, assessori e consiglieri. L'interrogazione nasce a seguito ovviamente di numerosissime segnalazioni che non vengono certo a partire da quest'anno, ma è un problema che ci portiamo dietro, vorrei dire da decenni, ovviamente da quando sono stata personalmente eletta. È una delle questioni che ritorna puntualmente nelle mie interrogazioni e, come l'assessore probabilmente saprà o si sarà accorto, fin quando i problemi non vengono risolti io le interrogazioni le ripropongo per far luce sui problemi. Il problema di via Tuscolana e di via Appia, quindi degli assi viari, è evidente a tutti. Forse non tutti però sanno quali sono le stime che vengono dalla Confcommercio. Noi parliamo circa di 15-18 mila venditori sommersi, ogni 4 imprese regolari una è abusiva e intorno al miliardo è il giro di affari illegale che producono questi venditori sommersi.
Il dato impressionante è che circa il 20% dei prodotti confiscati sono confiscati nella capitale. Ovviamente questo genera non solo un danno enorme per tutti quei commercianti che sono dei commercianti regolari, dei commercianti onesti che pagano le tasse e che sono anche, voglio dire, tartassati dalle tasse, perché conoscete bene anche voi cosa significhi anche solo avere un'insegna, anche solo mettere delle vetrofanie, sono dei costi che gravano sull'azienda, sulla società, sulla società imprenditoriale e quindi sul commerciante onesto che vede in qualche modo lesi, no in qualche modo, vede lesi i suoi diritti proprio da questa situazione. Ma non solo, io nell'interrogazione, assessore, l'avrà letto, ho aggiunto altro e ho aggiunto le ripercussioni che si hanno sul traffico cittadino, che si hanno sull'incremento dell'inquinamento acustico, sui pedoni stessi. Vi basti pensare che ad oggi in determinati punti dell'Appia e della Tuscolana passeggini, quindi mamme con i passeggini, ma anche persone disabili che hanno una carrozzina, non riescono a percorrere alcuni tratti perché effettivamente questo commercio, questa situazione si ripercuote sullo stesso transito dei pedoni. Allora, e mi avvio a concludere perché la problematica la conosciamo bene, due cose sono state chieste nell'interrogazione. Il primo, quali sono i provvedimenti urgenti che sono stati presi? Mi spiego, noi abbiamo per molto tempo parlato in commissione dello spostamento o meno di quello che è il commercio a rotazione fisso a rotazione su via Tuscolana. Qui parliamo però, oltre a questo, di tutte le bancarelle mobili che oggi noi ci ritroviamo agli angoli delle strade. E quindi la domanda era appunto quali provvedimenti urgenti oggi il municipio ha preso o in questo periodo il municipio ha preso e il numero soprattutto di pattuglie che sono impiegate giornalmente nel controllo di via Appia e via Tuscolana, sia per quanto riguarda il controllo ovviamente di questi venditori, sia per quanto riguarda il commercio, sia per quanto riguarda il traffico sull'asse, sulla carreggiata, perché come sappiamo bene spesso purtroppo i camion vengono fermati proprio sulle seconde file e creano degli ingorghi incredibili. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, consiglieri tutti e direttore. Questo, come sappiamo, è un problema annoso che riguarda la nostra città, così come tante altre città nazionali, ma Roma un po' è l'emblema dell'abusivismo e della trascuratezza nei controlli che hanno visto, ai noi, questa città trovarsi allo sbando totale per quello che riguarda l'immigrazione e l'abusivismo stesso, perché c'è un mancato controllo e una mancata gestione. Poi vi riporto anche un po' di dati prelevati che sono a vostra disposizione sul Ministero degli Interni e che ci preoccupano per quello che possa essere il futuro, l'organizzazione cittadina, ma soprattutto anche l'organizzazione della polizia locale, che ha delle faglie molto, molto importanti. E vi darò e vi dimostrerò dove eventualmente si pecca. I dati che lei ha evidenziato fanno parte del libro nero della Confcommercio riguardante i dati del 2014, tanto è vero che vengono riportati pure su un articolo di Repubblica del esattamente 3 anni fa, del 23 marzo 2014. Siamo pienamente d'accordo che non è il commercio ambulante quello che risolleva la crisi in Italia, anzi i primi a soffrirne sono proprio i commercianti in sede fissa. Se noi dovessimo andare a fare una passeggiata, come tutti lo facciamo, o di attraversamento o di spesa o di camminamento anche su via Tuscolana e via Appia, e dovessi essere io un commerciante che ha un'insegna, un negozio, un'attività, e dovessi trovarmi gli ombrelloni e i furgoni davanti al mio negozio, sinceramente mi altererei abbastanza, perché pago
pago le tasse che poi non vedono l'utilità di quello per il quale io pago e quindi una mancanza di ritorno e di incasso. Questo ci viene comunicato direttamente dai commercianti, cui spingono e vogliono che venga fatto quanto prima lo spostamento e la delocalizzazione delle bancarelle, che tra l'altro sollecitato anche dal Dipartimento dello Sviluppo Economico. Vado a leggere qualche dato che abbiamo chiesto alla Polizia Locale e che comunque è a vostra disposizione, può farlo chiunque, comunque vi posso farne averne copia. Incomincio da Via Tuscolana, dall'ex nono. In relazione all'oggetto si comunica quanto segue. Di norma, nelle giornate dal lunedì al venerdì sono comandate in servizio presso il reparto CAP Commercio su aree pubbliche 1/2 pattuglie per turno, antimeridiano e pomeridiano. Ci arrivate già da soli che 1/2 pattuglie non servono a niente. Considerata la disponibilità di personale giornaliera, impegnate per tutte le attività di servizio connesse al commercio su area pubblica, notifiche, censimenti aree mercatali, segnalazione dei cittadini smistate dalla sala radio del gruppo e del comandante generale, controlli su rotazioni e i cosiddetti banchi a posti fisso, eccetera. Nelle giornate di sabato e domenica questo comando dispone di norma di numero 4 pattuglie per turno, così suddivise: una in infortunistica stradale, una in piantonamento campo nomadi La Barbuta, e adesso invece ci sarà la rotazione, una aeroporto di Ciampino, una all'aeroporto di Ciampino viene chiesto da parte del Ministero degli Interni soltanto per gestire la viabilità, cosa che potrebbero fare direttamente loro, quindi questo sono a favore della Polizia Locale, perché togliere una pattuglia dal territorio per andare a fare la viabilità quando ci sono già carabinieri, polizia e finanza è un po' una nota dolente per quanto riguarda il nostro territorio. È un intervento, è una dedicata ad interventi vari sul territorio, spesso per richieste che arrivano dai cittadini. Stante quanto premesso e tenuto conto delle risorse umane disponibili, in tale giornate di solito è possibile destinare pattuglie per uno specifico servizio di repressioni ambulanti abusivi. Da considerare che talvolta una o più pattuglie vengono distratte per servizi da prestare al centro storico, perché ha la priorità. Per quanto riguarda la merce posta sotto sequestro in zona tuscolana, di seguito elenchiamo i dati che risultano agli atti dell'ufficio. Ho fatto una richiesta, una domanda che va dal 2015 a oggi. Non sono entrati nel dettaglio perché avevo chiesto anche le specifiche quantità numeriche, ma che nell'ultimo anno dal nostro insediamento qualcosa ho riportato che vi andrò a leggere, ma non mi è stato riferito degli anni passati. Nell'anno 2015 sono stati effettuati numero 41 sequestri amministrativi su Via Tuscolana e 6/43 sulle vie limitrofe. Rigatteria ridistrutta sul posto. Nel 2016 sequestri amministrativi numero 44 su Via Tuscolana, sequestri penali 2 e vie limitrofe 9. Nei sequestri penali rientrano tutto ciò che riguarda la contraffazione, mentre gli altri vengono considerati come se fossero sequestri amministrativi. Nel 2017 invece, fino rilevamento gennaio-febbraio, sono stati effettuati 9 sequestri amministrativi su Via Tuscolana, mentre sono aumentati i sequestri penali, siamo a 3, e nelle zone limitrofe 2. Questo un dato, come dicevo, fino a febbraio. Verbali di accertamento e violazioni. Nell'anno 2015 sono state fatte 88 su Via Tuscolana e 150 sulle vie limitrofe. Nel 2016 179 su Via Tuscolana e limitrofe 49. Nel 17, sempre gennaio-febbraio, sono 33 e nelle limitrofe 14. Controlli effettuati invece su attività di vendita su area pubblica sono stati effettuati per l'anno 2015 su Via Tuscolana 594, sulle vie limitrofe 1445, nel 2016 816 su Via Tuscolana e 1099 nelle vie limitrofe. Nel 17 siamo a 67 su Via Tuscolana e 158 su Via Limitrofe. Ciò premesso, si evidenzia che il deposito comunale di Via Salone da diversi anni non riceve più colli sequestrati per indisponibilità di spazi, per cui le merci debbono essere necessariamente tutte custodite presso la stanza sequestri di questo comando, che però ormai da diverso tempo è satura.
faccio presente che noi non sapevamo che venisse stoccata la merce qui dentro, ci siamo adoperati perché fossero aperti e liberati i locali, tant'è vero che abbiamo fatto in modo che tutta la merce venisse spostata nel magazzino di Via Macedonia, visto che comunque fa parte del municipio. Qui sotto non c'è più alcun tipo di scatolame o carrelli che erano stati distrutti e accantonati, perché sono obbligati a tenerli sino a quando il magistrato non dispone la distruzione del materiale. Abbiamo fatto in modo che comunque si liberassero gli spazi e che venissero messi a disposizione nuovi spazi, a prescindere dai vie di salone dove devono essere accantonati e appoggiati, soprattutto perché se si volessero fare nuovi sequestri non ci sarebbe stata più la scusa della mancanza di spazio. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che nell'attività di contrasto del fenomeno in oggetto assuma particolare importanza la prevenzione degli illeciti, proprio per rendere le aree pubbliche maggiormente vivibili. Per far questo è però indispensabile dedicare a servizio aliquote di personale numericamente adeguate. Infatti, ogni qualvolta è stato possibile monitorare il territorio, anche via Tuscolana, con numero di unità sufficienti, magari ricorrendo all'ausilio della sezione esterna di polizia stradale di questa UO, il fenomeno stesso subiva un drastico ridimensionamento. Questo è quanto dichiara la polizia locale. Si sottolinea anche che di recente questo comando ha collaborato con i gruppi speciali del corpo GSSU e SPE per operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale anche sulla via in oggetto, con risultati certamente positivi, dovuti in buona misura al fatto che in quelle circostanze è stato possibile dispiegare il rilevante numero di agenti, per cui è auspicabile che per il futuro tale collaborazione continui. Apro parentesi, il corpo di gestione per la sicurezza dei servizi urbani, che attualmente è comandato dall'ex comandante dei vigili Lorenzo Botta, che era dell'ex nono, fino ai mesi precedenti non erano mai intervenuti su via Tuscolana e sulle vie del nostro quadrante. Da febbraio, soltanto in circa un mese e mezzo, sono stati portati, giusto per farvi avere qualche risultato, sono stati effettuati sequestri per un totale di 34.000 pezzi. Invece prima non veniva fatto nessun tipo di sequestro, quindi per farvi capire come è attenzionata l'area, e abbiamo anche un po' un privilegio, visto che conoscono anche il territorio. Altresì ricordato che in specie negli ultimi 3-4 anni, a causa di pensionamenti e rotazioni, gli effettivi di questo gruppo sono vistosamente diminuiti, circa 40 unità in meno. Si deve rimarcare che le modalità di intervento di cui sopra non sono purtroppo sempre possibili, considerati i numerosi ed onerosi impegni della sezione di polizia stradale di questo comando. Mi dicevano che la polizia stradale sono dislocati circa 80 agenti, mentre per quanto riguarda il commercio sale pubbliche siamo 5 o 6. A questo punto, per il futuro, si dovrebbe considerare l'ipotesi di individuare in modo chiaro le priorità di intervento, e ove l'abusivismo commerciale dovesse rientrarvi, sarebbe a quel punto indispensabile rinforzare in modo corposo il servizio al fine proprio di curare particolarmente l'aspetto di prevenzione del fenomeno in esame. Naturalmente, per conto, si dovrebbero individuare altri servizi da depotenziare perché considerati non prioritari o magari non di stretta pertinenza di questo corpo. Tant'è vero che abbiamo sollecitato più volte al comandante Giovagnorio di depotenziare questi uffici, ma non è stato mai fatto. Invece, visto che dalla settimana prossima arriverà il nuovo comandante, che si è reso disponibile ed abbiamo già sollecitato a riorganizzare il corpo e la struttura, sembra che una parte verrà destinata appunto all'abusivismo, alla contraffazione. Quindi a questo, a maggior ragione, ci dovrebbe tutelare maggiormente. Passo invece, per quello che riguarda all'Appio, zona Appio, riferimento alla nota indicata in oggetto, la scrivente sezione riferisce che il reparto esterno alle aree pubbliche attualmente è composto da numero 2 funzionari e numero 5 agenti distribuiti su 2 turni. Assessore, la devo fermare un attimo per comunicarle che è scaduto il tempo, quindi... Okay. Posso prendermi un minuto ancora per andare nel dettaglio? Lo chiedo all'Assemblea. Ok, grazie.
Dunque, dove 5 agenti distribuiti su 2 turni che saltuariamente assolve anche altre mansioni proprie dalla Polizia Stradale. Gli stessi hanno effettuato nell'anno 2015 36 sequestri amministrativi su via Appia Nuova, 2 su via Tuscolana, area ovviamente ex nono. Nell'anno 2016 35 sequestri amministrativi su via Appia Nuova, 6 su via Tuscolana. Nell'anno 2017 9 sequestri amministrativi su via Appia Nuova e numero 3 su via Tuscolana. Aggiungo anche gli interventi fatti su via Sannio che hanno portato a circa un sequestro di 8.000 pezzi. Via Sannio poi c'è un argomento un po' a parte da trattare, ma lo vedremo. I cittadini lamentano con foto che ci mandano non tanto l'abusivismo commerciale quanto la mancanza di spazio sul marciapiede da parte delle bancarelle che hanno in certo senso l'autorizzazione ad avere posto fisso rotazioni. Occupano di gran lunga lo spazio che è consentito dalla legge 35, dalla delibera 35, malgrado le contravvenzioni che vengono fatte, questo non viene rispettato. Tant'è vero che abbiamo ricevuto l'associazione degli ipovedenti e dei ciechi, che tra l'altro hanno una palazzina su via Flavio Stilicone, che ormai rinunciano a transitare su via Tuscolana perché non gli è permesso e hanno paura di poter inciampare e cadere. A fronte di questo, un ultimo dato dal Ministero degli Interni, vi evidenzio che nel 2015 sono arrivati sul territorio italiano 153.000 immigrati, nel 2016 181.000, nel 2017, questo è un dato fino al 31 di marzo, sono circa 24.000. che seguendo il trend degli altri anni dovremmo arrivare a fine anno a circa e oltre 210.000. A oggi abbiamo sul territorio nazionale 173.000 immigranti presenti, a prescindere da quelli che arrivano, mentre sul territorio della regione Lazio circa 14.852, pari all'8% dei residenti nella regione. Capiamo da soli che è difficile contrastare questo fenomeno, anche perché vi dirò di più che fin quanto, questa è una domanda, è la legge del mercato, che fin quanto c'è domanda, l'offerta viene da sé. Quindi la colpa è anche nostra, la colpa dei cittadini che vanno a comprare da gente che ha questi prodotti che si spacciano come ambulanti, che poi ambulanti non sono veri e propri, ma sono degli ambulanti abusivi. E quindi danneggiano l'amministrazione pubblica perché non c'è alcun introito, danneggiano le finanze perché non pagano le tasse e danneggiano i commercianti che sono visti, malgrado la crisi, andare a ledere quello che è il loro diritto di poter vendere. Quindi vi ringrazio tutti, spero di essere stato, non ho avuto il tempo sufficiente perché devo andare oltre, e spero di avere il supporto anche delle opposizioni, visto che ce lo richiede la cittadinanza, di poter andare avanti e combattere questo abusivismo. Grazie. Sì, consigliera Cerquoni. 3 minuti per rispondere. La situazione è ovviamente abbastanza grave e è evidente come la scarsità di risorse poi provoca una diminuzione nella possibilità di intervenire. Faccio presente però 2 cose. Le prime, questo municipio non può non interfacciarsi con il comune. La pattuglia al campo Rom, ma che cosa pensiamo che possono fare 2 agenti là fuori, la notte, il giorno? Spesso anche donne, col rischio che succede qualcosa. Inutile, completamente inutile questa situazione, dovremmo mandarci l'esercito probabilmente. Tutto questo. Poi, secondo punto, ha ragione lei quando dice che spesso anche le bancarelle legali, cioè coloro che hanno un permesso, sforano nella delimitazione. Il problema qual è? Che in quasi un anno non si è riuscito, da quando ci siete voi, quindi quasi un anno, bisognava almeno fare le strisce per terra per la delimitazione, in modo tale che anche visivamente le persone si possano rendere conto di quella di coloro che sono illegali e non comprare più. Sono d'accordo con lei poi che finché c'è una richiesta, quindi finché si compra, probabilmente questo tipo di commercio non smetterà mai, ma le ricordo anche che io sono fortemente convinta che le istituzioni pubbliche e le amministrazioni pubbliche debbano essere come un buon padre di famiglia, dare anche il buon esempio, e quindi forse la delimitazione avrebbe anche agevolato nelle segnalazioni di coloro che le regole non le rispettano. Concludo dicendo una cosa: i dati che lei ci ha fornito sull'immigrazione sono dati spaventosi ed è per questo che io non credo che il municipio possa da solo combattere tutta questa illegalità e tutto questo abusivismo. Però, assessore,
qua c'è il Movimento 5 Stelle, al Comune c'è il Movimento 5 Stelle, un rapporto e dei pugni sbattuti forte sul tavolo, soprattutto per quanto riguarda le vie principali di questo municipio, ci deve essere. E poi non voglio aprire la parentesi, perché non è questo il tema, su quello dell'immigrazione, in cui Fratelli d'Italia e spesso voi come Movimento 5 Stelle andate a braccetto con il PD. Detto questo, io la ringrazio perché è stato abbastanza esaustivo. Grazie. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, ed è un'altra interrogazione, la numero 10 del 2017, a firma del consigliere Toti, avente ad oggetto l'elevatore diversamente abili della stazione metro Colli Albani. Sì, Lascio la parola al relatore. Volevo portare all'attenzione del Consiglio la situazione difficile dei diversamente abili nella città di Roma e anche nel nostro municipio. E ho voluto accendere un faro rispetto al discorso delle stazioni metro. Il riferimento mio in questa interrogazione è alla stazione metro Colli Albani, però anche la stazione Lucio Sestio purtroppo si trova nella stessa situazione. Perciò il superamento delle barriere architettoniche attraverso appunto gli elevatori per diversamente abili nelle stazioni metro. Non è solo questo il problema, chiaramente, dei diversamente abili della città di Roma, però ecco questo l'ho voluto portare oggi all'attenzione del Consiglio Municipale. Ecco, adesso leggo l'interrogazione. Elevatore diversamente abili stazione metro Colli Albani. Nella stazione metro Colli Albani l'elevatore uscita lato McDonald's per il superamento delle barriere architettoniche a scala di accesso in superficie risulta fuori servizio da circa un anno, e così anche Lucio Sestio, con tanto di cartello bilingue. La stazione, considerato che la stazione qui sopra rappresenta anche la porta di accesso al patrimonio archeologico del municipio VII, tanto che riporta la dicitura completa Colli Albani Parco Archeologico dell'Appia, si interroga l'assessore competente circa il motivo per cui Atache non abbia ancora provveduto alla riparazione e due i tempi previsti per l'intervento e il ripristino del servizio. Cioè, io quello che voglio far presente all'assessore è che bisogna contrastare questo lassismo dell'ATAC rispetto a un problema così importante come quello dei diversamente abili anche nel nostro territorio, e perciò un intervento forte nei confronti di ATAC. Io so che ATAC, sia il direttore generale e sia l'amministratore unico e di nomina del Comune di Roma, e io vorrei che ci fosse una attenzione particolare, una grinta da parte dell'assessore per cercare di apportarsi con forza rispetto ad ATAC, proprio perché il problema non è assolutamente secondario, ma un problema molto molto importante per i cittadini disabili nel nostro territorio. Allora, buongiorno a tutti. Io ho scritto ad ATAC e ATAC mi risponde questo. Ve lo leggo direttamente perché tanto è molto breve. Si precisa quanto segue. In data 7 aprile 2014 sono stati installati numero 16 servoscala nelle stazioni di Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sesto e Giulia Agricola della linea A della metropolitana. Il 20 maggio 2015 si è verificato un disservizio su un servoscala nella stazione Giulia Agricola e ciò ha motivato in via precauzionale la messa fuori servizio di tutti i servoscala del medesimo modello. In totale numero 9 impianti servoscala presenti nelle stazioni Colli Albani, Arco di Travertino, Numidio Quadrato, Lucio Sesto e Giulia Agricola. ATAC ha quindi chiesto l'intervento in garanzia alla ditta installatrice, com'è, contestando il malfunzionamento degli impianti. In principio, com'è, non ha riconosciuto la propria responsabilità e solo dopo una serie di note formali di contestazione, con cui si richiedeva l'impegno dell'installatore a farsi carico delle modifiche, ha ammesso la fondatezza delle problematiche sollevate da ATAC. La ditta ha quindi proposto delle varianti di tipo elettromeccanico da apportare agli impianti, che sono state inizialmente applicate ai servoscala della stazione Giulia Agricola.
Il 10 marzo ultimo scorso, alla presenza dei rappresentanti dell'USTIF e della Regione Lazio e del sostituto responsabile di esercizio ATAC, è stata eseguita una verifica delle modifiche apportate sugli impianti della suddetta stazione e questi sono stati rimessi in funzione il 14 marzo scorso. La messa a punto dei servoscala della stazione Giulia Agricola sarà a breve eseguita anche sui restanti 6 impianti, analoghi a quelli riparati, presenti nelle altre stazioni. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, bla bla, l'amministratore unico Manuel Fantasia. Per cui il problema è stato che uno di questi impianti ha dato un problema che in via precauzionale ha motivato il blocco di tutti gli altri. Dopodiché c'è stato un tira e molla con la ditta per stabilire chi dovesse metterci mano, come e perché. La ditta ha modificato l'impianto incriminato, l'impianto è stato collaudato e adesso la stessa modifica verrà effettuata sui restanti impianti che verranno rimessi in funzione. Basta. Consigliere Toti? Beh, io rispetto ai disabili del territorio penso che la risposta sia una risposta assolutamente insufficiente. Quella di ATAC, perché rispetto a un problema così forte, questo tecnicismo, garanzia, altro, non interessa ai disabili. Ai disabili interessa che venga messo il prima possibile a posto e non può passare un anno di praticamente mancanza, di un anno di mancanza di servizio, e reputo perciò molto grave quello che sta succedendo rispetto a questo. Procediamo col punto successivo all'ordine del giorno di oggi, all'ordine dei lavori, ed è il punto 3, l'elezione del Vicepresidente del Consiglio. Come sapete, il Vicepresidente Alessandro Cunnella ha rassegnato le sue dimissioni la scorsa settimana e noi nel primo Consiglio utile procediamo all'elezione del nuovo Vicepresidente. Ricordo il Vicepresidente Vicario. Rammento che detta elezione avverrà secondo quanto stabilito dagli articoli 27, commi 7 e 18 e comma 8 dello Statuto e dall'articolo 34 del Regolamento del Municipio VII, avverrà senza discussione, mediante un'unica votazione segreta a mezzo schede. Avverto inoltre che ciascun consigliere potrà indicare un solo nominativo e risulterà eletto alla carica di vicepresidente vicario il consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere che nelle ultime elezioni amministrative ha ottenuto la maggior cifra individuale, intesa come per il consigliere anziano secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Informo infine che ai sensi dell'articolo 49,1 del TUEL, il direttore, in data 4 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria. Invito ora la segreteria a distribuire le schede e i consiglieri scrutatori. Benissimo, i consiglieri scrutatori vengono qui da noi e saranno quelli che voteranno per primi. Sì. Principato, Rinaldi e Toti. Sarete i primi a votare e rimarrete poi qui dietro per controllare la validità. Caspita. Fatto? Bene. Ops. Allora, procediamo. Allora, vediamo l'elenco. Eccoli. Erano Principato. Perfetto. Bene. Thank you.
Baldi. Toti. Grazie. Lozzi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone. Cerquoni. Grazie. Ciancio. De Chiara. Giannone.
Giuliano. Gugliotta. Guido. Gunnella. La Zazzera. Lazzari. Pompei. Stelitano. Tosatti. Tripputi. Vitrotti. Zitoli.
7 non hanno votato e sono risultate appunto nella segreteria 7 schede che mettiamo agli atti, e quindi dobbiamo trovare nell'urna 18 schede. Prego i consiglieri scrutatori di accomodarsi nei primi tre banchi e la segreteria di fornire la cassetta al primo scrutatore, che poi passerà il bigliettino alla Presidente per la lettura del nome. 1, 2 e 3. Aprilo, e una per uno si prende, si passa lì e poi si apre e la legge il nome e la Presidente. Che cos'è? Vai, prego. De Chiara. De Chiara. De Chiara. De Chiara. No, no, le foto no, dai. De Chiara. Nulla. Bianca. È scritta dietro, io non lo so se vale. Sì, il principio della conferma delle votazioni, sì. Per il principio di diritto amministrativo penso di poterla far ripassare. Ok. De Chiara. Quindi non è Bianca. Non è Bianca. No, no. Okay. Bianca. De Chiara. De Chiara. De Chiara. Bianca. De Chiara. De Chiara. De Chiara. Bianca. De Chiara. Bianca. Allora, intanto vi dico i risultati della votazione. Ci sono 4 schede bianche, una nulla, e ci sono 13 voti per la consigliera De Chiara. E quindi possiamo proclamare eletto alla carica di vicepresidente vicario del Consiglio del Municipio VII la consigliera Claudia De Chiara. E vi dico che la presente deliberazione sarà la numero 10 del Consiglio del Municipio. Sì, anche questo è importante dire, che il procedimento per la sua natura è immediatamente efficace. Ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi è il verbale del Consiglio numero 5 relativo alla seduta del 10 febbraio. È stato messo in visione e possiamo quindi considerarlo approvato, visto che non ci sono stati commenti. Bene, la seduta si chiude qui. Per quelli che hanno bisogno di sapere l'orario di chiusura, 10:10.